questo. 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 Sono agitato, scusate. Ah. Oh. Questa è stata bella. Si prega di registrarsi alla reception. Grazie. Allora. È un androide questo. Ehi, mi chiamo Ripley. Oh, mamma. Amanda Ripley, mi serve il tuo aiuto. Si sieda, prego. Qualcuno la riceverà a breve. Ecco perché la Sigson è rimasta indietro. Cosa faccio adesso? Allora, hanno chiuso questa porta. Ho fatto bene a non aprire quella porta blindata al giro prima. Oh, guarda, questo è quello della Nostromo. I caschi che ci sono sulla nostra nave, che c'è sulla nave con cui siamo arrivati, non avevano questa specie di respiratore davanti. Che scusa per non dover dire che non sono capaci a farli, no? Dicono, ah, perché noi abbiamo fatto degli studi, abbiamo visto che fatti in questo modo la gente li preferisce. No, non è proprio così, ragazzo, e lo sappiamo tutti. Non siete capaci. Non so perché, ma inquietano. Quanta roba. Salve, io... Mamma mia, che brutto. No, no, va bene, va bene, va bene. Me ne vado via. Già con le armi in mano. No, no, non andiamo d'accordo. Ok, penso che sia più tranquillo. Qua ci dovrebbe essere meno problemi. Allora. Niente che posso fare. Cos'è un Game Boy? Una console? L'importanza della comunicazione. Allora. Ovunque ti trovi, potrai contattare chi vuoi. Per questo, tutte le comunicazioni sono gestite da via locale a volo. Centralizza le richieste. Perfetto. Si perdono nel tempo. Ricabliamo un po'. Vediamo cosa succede. Video attivo, purificazione aria, togliamola. Ah, perché ne consuma due, quindi questo non lo posso fare. Devo per forza fare questo. Nessun problema. E ora posso passare. Vai. Permesso. Buongiorno. Etanolo. E basta. Fine. Tutto lì. Ma. Ok. Andiamo di qui. Wow, comunque, cioè, c'è un'attenzione al dettaglio incredibile, eh? Oserei dire. Veramente i miei complimenti. Capito, mi serve una torcia, abbiamo capito, però... Apollo. Credo che sia l'equivalente di Mother. Sarà...
io sento che adesso questo mi attacca. Perché me lo sento? Salve. Posso aiutarla? Devo raggiungere l'area comunicazione urgente. È una zona riservata. È un'emergenza, non vi rendete conto di cosa succede? Apollo ha tutto sotto controllo. La sua registrazione è quasi completa. Lascia stare, troverò la strada da sola. Mamma mia, quanto inquietante. Cosa? Oh, come ti permetti? Ti devo menare? Ti spacco. Tessera d'accesso richiesta. Allora, gli androidi qua non mi attaccano, il che è molto positivo secondo me. Però ho bisogno di recuperare corrente. Aha. Scommettiamo che qui posso fare qualcosa. Rilevatore di... aspetto, perché secondo me appena raccolgo il rilevatore di movimento succede qualcosa. Batteria... come la ricarico? Mi serve... kit medico, razzo, granata flash, non... ha 6 colpi dentro e 6 colpi di scorta. Cos'altro abbiamo? Niente. Allora, rilevatore di movimento. Perché so che sta per succedere qualcosa di veramente brutto. Ho spento le luci. Non so quanto sia intelligente spegnere le luci, ma ok, sì, parte. È un rilevatore. È stato modificato. Oh. No? No, va tutto bene. Wow. Oh ragazzi, che figo. Ah, posso cambiare il focus col tasto destro. Vedete, focus, togli focus. Ok. Cosa faccio adesso? Perché devo... ah, ah, ah. Allora, personale, errore. Hughes, ho messo un blocco manuale sul portello per il piano di sopra. Non voglio un incidente finché non capiamo cosa sta succedendo. Condivise. Aspetta. Portello disabilitato. Errore. Errore di lettura. Ebios. Errore. Bla bla bla. Bla 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 bla. Niente. Condivisa. Il nostro manifesto. Prepubblicazione in occhi puntati sulla Sexton. Febbraio 2115. Non vogliamo mostrarti un nuovo mondo. Vogliamo scoprirlo insieme a te. Qui alla Sexton le nuove tecnologie le scoprirete... no, le scoperte e i progetti di ricerca sono concepiti per aiutare nel mondo reale. Ci auguriamo che ti unisca a noi per questo viaggio. Avrei preferito poter scegliere. Insieme per il domani, il viaggio della Sexton nello spazio coloniale. La storia ufficiale di Sebastian Sieg, prima pubblicazione, con occhio buttato su Sexton. Le nostre origini nello spazio. Il 2034 fu l'anno della svolta, l'avvento della velocità superluminale. Portò la Sexton, allora nota come Sieg & Son... sulla strada del successo, la corsa nello spazio ebbe davvero inizio. È tutto sotto la guida del nostro fondatore Josiah Sieg. La nostra compagnia era pronta per gli anni a venire. La Sieg & Son costruì componenti che permisero alle navi di estendersi nello spazio coloniale oltre la Terra. Secondo la storia, la Wendell Corporation non vuole condividere la sua tecnologia FTL con le altre compagnie. Fortunatamente Josiah Sieg era pronto a speculare, innovare e produrre. Senza la Sieg & Son il cielo avrebbe di certo avuto un altro aspetto. Cerca di capire. Marie, se senti questo messaggio, sto raggiungendo la Sixon Communications. Non ti ho svegliata perché sapevo che avresti cercato di fermarmi. Cerca di capire, questa è la nostra unica chance. Qualcuno deve ristabilire le comunicazioni. Dobbiamo far sapere alle autorità sulla Terra cosa sta succedendo. Non preoccuparti, torno presto. Non lascerò te e Claire da sole. Perché ho la sensazione che ha fatto una brutta fine. Disabilita il meccanismo del portello. Ah!
c'è qualcosa da quella parte. Ottimo. Andiamo avanti. Porta. Save point. Allora. C'è qualcuno. Si è appena mosso qualcosa da quella parte. Allora, io prima di aprire questa porta vorrei vedere che cosa c'è dietro. Sai. L'indicatore magico dello schermo interruttore punta verso il tuo obiettivo. Ok. Sembra ci sia nulla di particolare per ora. Ottimo. Ma sappiamo tutti come sono io, quindi devo aprire questa porta. Casino. Vai. Cos'è questo posto? Sensori già troppi. Cos'è sta roba? Sono delle docce? Ma cerchiamo di fare un po' meno rumore, perché sembra una delle stanze che c'erano sulla Nostromo. Solo un po' diverso. Almeno lo stile è quello. Cassa acustica. Hai delle istruzioni. Guarda l'inventario. Kit medico. Cassa acustica. Quando è attivo questo dispositivo emette costanti suoni acuti che attirano l'attenzione. Si attiva circa 4 secondi dopo che è stato piazzato. Oggetto costruito. Perfetto. E i pezzi di metallo ne ho presi quanti potevo. Poi questo posto mi mette i brividi. Oh, qui è dove Android ha cercato di uccidere Libri. Comunque, replay. Vabbè. Hanno la forma della stanza, poi. Hai appena sputato una lattina. Usa leva. Tieni premuto tasto destro. Premi S. Ah, ok. Allora. Usa. Perché dovrei usarlo? Ma cosa mi serve? Non capisco cosa ci faccio con questo affare. Che cos'è soprattutto, non capisco. Questa è una zona riservata. Se ne vada. Fammi entrare. Va bene. Devo contattare la mia nave. Mi dispiace, non è possibile. Amanda Ripley. Accesso ad Apollo effettuato. Benvenuta alla stazione di Sebastopol. Deve esserci un altro modo per entrare. Allora, non mi fanno entrare questi, vero? Ah? Sì, certo, come no.
Certo. Quindi anche qua c'è dentro qualcosa, vediamo. E infatti, cosa abbiamo? Pacco ricarica, che fa sempre comodo. E quindi cos'altro posso costruire di bello? Un'altra cassa acustica, che secondo me serviranno tantissimo le casse acustiche, non vorrei dire, ma... Sai no, c'è lui che gira e io devo attirarlo in qualche modo. Di qua non si va. E qui si... ci si sintonizza, perfetto. Ah, che rumore. Cos'è sta... Cambiano i minigiochi, che figo! Pensavo fosse sempre lo stesso io. Come non detto. Terrore puro. E c'è qualcosa di sotto. Spero che sia l'android. Sul serio. Cielo. Fammi passare. Sono io, Duke. Non mi riconosci? Ascoltami. Dobbiamo ristabilire le comunicazioni a lungo raggio. Lei è isterico. Stai indietro, ti avviso. Aia, aia. Au. Ok, gli androidi sono partiti per la tangenziale. Perfetto. No, no, va tutto bene. Perfetto, adoro questa struttura. E quindi lui era il tipo della registrazione, no? Già capito come funziona. Accede all'ascensore senza farti individuare. La fai facile. Allora. C'è della roba qui dentro. E c'è anche un computer. Speriamo di non morire. Sono state automaticamente rilevate informazioni aziendali riservate in un messaggio a Sevastolin inviato recentemente da questo terminale. Registrazione effettuata da Apollo per conto della Sixton. In caso di ulteriori domande, consultare il proprio manager o il rappresentante Android e Sixton più vicino. Condivisa l'occhio di Apollo. Riggs, stai ancora lavorando alla Sixton Communication. Ti ricordi del casino che avevi fatto l'anno scorso? Il casino che io ti ho aiutato a risolvere? Bene, è ora di restituirmi in favore. Uno dei miei colleghi stava esaminando i documenti dell'importazione. Ha trovato dei problemi, è nuovo, quindi non sa come lavoriamo con Sevastopol. Ci sta minacciando di andare a parlare con Watts.
Potremmo rimetterci tutti, quindi tienilo d'occhio. Vedi se esce fuori qualcosa di interessante. Apollo ha telecamere ovunque, bisogna solo dirgli dove puntarle. Si chiama Daniel Heldin, vive nell'appartamento Josiah Sig 651. Se ci riesci potrei avere altro lavoro per te, potremmo dare una ripulita. Cartella danneggiata. Niente, pubblica, niente. Allora, abbiamo 8 colpi del revolver. Un bel colpo in testa te lo becchi, Ciccio, non fare scherzi. È sparito l'androide? Va bene. Ah, no, è lì. Sono tentatissimo di spaccargli la testa. Se lo stato della struttura non è di suo gradimento, la preghiamo di consultarci. Proviamo a spaccargli la testa all'androide. Fermo. Disabilitata. Yes. Occhi di gatto. Io non ci sono, sono finto, non esisto. Olè, piece of cake. No, grazie. Piece of cake. Andiamo. Ho capito perché, per quale motivo mi ci va il controller qui, eh. Ciao belli! Yeah! Di male in peggio, ragazzi. Di male in peggio.